Siamo in diretta qui con un grandissimo amico, Alessio Mazzeo. Alessio, ho visto che hai fatto una bellissima. Oggi ti stai veramente spremendo, eh? Sei dimagrito anche a fare la gara così in due categorie. Intanto buonasera a tutti. Sì, oggi abbiamo corso sia nella categoria 1 a 8 che nella categoria 1 a 10, quindi quella grande e quella piccola. E abbiamo portato in gara i nuovi modelli, tra cui il prototipo dell'1 a 8 pista di casa X-Ray, che è la nuova RX8, e il prototipo di casa X-Ray, che è la 1 a 10. Quindi molto lavoro per me, ma anche per tutta la squadra che ancora sono lì a. Quindi sicuramente ce li farei vedere poi dopo in questi giorni, tornerai con la macchinina per farcela vedere. Chiedo perché non so come funziona, se comunque chiedo, però sicuramente anche in base ai risultati vi posso assicurare che funziona tutto. Non ho avuto purtroppo causa medio, causa altre cose, poter testare prima l'1-8 pista. Questa è stata la prima uscita in generale e devo dire che siamo molto soddisfatti, molto contenti e molto speranzosi. Quest'anno c'è il campionato del mondo della categoria 1-8, quindi lavoreremo in tal senso per cercare di fare il meglio possibile. Io conosco Alessio da tantissimo tempo, oggi mi è piaciuto per una frase tenerissima che ha detto, ve la faccio ridire, sono le sue sensazioni quando ha finito di correre nella qualifica nelle 1-8, sentite un po' cosa mi ha raccontato. Che comunque io quando ero bimbo venivo anche a Cassino, quindi 10 anni fa. Vedevo le batterie con Collari, Picco, Kurzbuch, Balestri e tutti quanti, no, soltanto che io le guardavo dalla tribunetta qui giù. E trovarsi con loro ancora oggi, che sono passati 10 anni, comunque ha la sua emozione, il suo effetto, è molto molto bello e gratificante. Ho detto vale i chilometri che abbiamo fatto e il tempo per essere qua. È una cosa bella. Io ricordo, il mio ricordo quando penso ad Alessio Mazzeo, penso a una gara bellissima in Europeo in Austria, lui era piccolo piccolo piccolo, fece una bellissima gara e ci fu Salven che ti Il regalò il suo motore. motore e mi ricordo questo Alessio Mazzeo piccolino che lo fecero salire sul podio con il motore di Salven, che poi so che non hai mai più usato, vero? L'hai tenuto No, come un cimelio. quello è rimasto com'era, a parte che era imbarazzatissimo, c'era un sacco di gente. E poi io non capendo l'inglese, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Poi mi prese un signore, credo fosse De Graff, che adesso è uno dei responsabili EFRA, e mi diesero questo motore da Salven. Era come farsi firmare il pallone da Messi, cioè una cosa del genere. E quel motore ce l'ho ancora. Però aveva visto bene Salven, come tante volte ho pensato anche io quando, da quando eri piccolino, un ragazzo fantastico, al di là di essere bravo e carino, sei un bravo ragazzo, educato e tutto, però sei veramente molto forte. E non ti nascondo che anche a me è piaciuto vederti con un'autopista in combutta con gli altri mostri sacri e spero che sia anche una bella gara domani e dopodomani. Sicuramente ho il vantaggio dell'essere l'ultimo arrivato, il più piccolo, cioè via, quello che c'ha non c'è niente da Niente da perdere, ma perdere. soprattutto non so gli altri, ma io ancora c'ho la voglia, provo l'emozione nel guidare in mezzo a loro, no? Per me è la realizzazione di un sogno che continua da un po' di anni, quindi quando hai quell'entusiasmo lì compensi tante cose, è più forza, via, chiamiamola forza, si chiama carogna nelle macchinine però. E forza. E poi nulla, certo, speriamo che possa sempre andare meglio, però comunque sempre piedi per terra e capire i propri limiti per provare a migliorare. Benissimo, ti ringrazio molto e spero di rivederti in questi giorni qua su, ok? Tu sei sempre disponibile, nonostante corri in due manche, Vabbè, per fortuna c'ho quattro troveremo un persone. po' di tempo anche per le interviste. D'accordo. Ok, un salutone a tutti, ciao ragazzi. Un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao.